Napoli è ingombrante. Napoli è una di quelle metropoli che lascia il segno a chi la visita. La cosa unica di Napoli è questa capacità di saper accogliere. Diciamo che siamo dei meravigliosi bastardi, cioè abbiamo un sangue ricchissimo di contaminazioni. E vivere a Napoli è impossibile vivere con discrezione. Perché noi andiamo negli altri posti, nelle altre città, e andiamo sempre carichi di entusiasmo. È vero o non è vero che dopo 2 o 3 giorni, questo fa parte sempre dello status mentale napoletano, dice ma non mi fire sta, volessi tornare a casa. Napoli è anche questo, questa energia che vuole contagiarsi delle conoscenze degli altri popoli, ma vuole sempre comunque rifiltrarle attraverso il suo orientamento. Napoli e Parigi erano le capitali culturali d'Europa, Londra al confronto era provinciale. Come si dice a Napoli, chiudo a fornire la carne sotto e mancare una coppa, perché forse non siamo stati capaci di tenerla quella cosa, di avere quell'attenzione e quella considerazione che magari forse gli altri hanno e che noi abbiamo perso. Perché Napoli è così, perché Napoli è contraddittoria, perché Napoli è bianco e nero, è chiaroscuro, ma d'altra parte se uno non scende proprio agli inferi e vede le tenebre, come fa ad apprezzare la luce? Se Napoli è la mia casa, Napoli è a casa mia, è l'Italia a casa mia. Se l'Italia è a casa mia, l'Europa è a casa mia. Se l'Europa è a casa mia, o mare è a casa mia. E se o mare è a casa mia, i continenti sono a casa mia. Ma se loro sono a casa mia, e la terra è a casa mia, o mondo è a casa mia. E se o mondo è a casa mia, l'universo è a casa mia. Napoli è a casa mia.